tre santi importanti, Beato Bartolo Longo, fondatore del santuario della Madonna di Pompei, San Placido, uno dei primi discepoli di San Benedetto, e Santa Maria Faustina Kowalska. Andiamo per ordine. Beato Bartolo Longo nacque a Latiano, in provincia di Brindisi, si trasferì a Napoli e poi, aiutato da un gruppo di amici, si accostò ai sacramenti. Inviata la contessa Marianna Fannaroro, vedova di Vesco, di Fusco, fu amministratore dei suoi beni fondiari nella cittadina del Vado di Pompei. Convinto che chi propaga il rosario è salvo, costruì una chiesa più grande di quella preesistente, un vero e proprio santuario con opere caritative annesse. Sposò la contessa e mette a tacere i pettegolezzi. Fino all'ultimo pregò, lavorò instancabilmente per la Madonna, sua dolce regina e signora. Morì il 5 ottobre 1926. Si sa di lui che la prima domenica di maggio, la prima domenica di ottobre, si recita la preghiera a mezzogiorno alla Madonna dei Pompei. E San Placido, uno dei primi discepoli di San Benedetto, forse il più giovane, proprio da un fanciullo posto alla guida di San Benedetto, ma una volta si narra che andando al fiume annegò. San Benedetto ebbe una visione, mandò San Mauro ad aiutarlo. Una biografia piuttosto falsata dice che morì martire. Detto questo, leggiamo il Vangelo che è da San Luca, di San Luca, Vangelo di Marta e Maria. San Luca capitolo 10, scusate, versetto 38-42. Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo accolse nella sua casa. Essa aveva una sua sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Marta invece era tutta presa dai molti servizi. Pertanto, fattasi avanti, disse: Signore, non ti curi che mia sorella mi ha lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma Gesù le rispose: Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore che non le sarà tolta. Parola del Signore. Dal brano che abbiamo proclamato di San Luca, di Marta e Maria, si presta un equivoco che è durato parecchio. L'interpretazione, diciamo, antica, non antichissima, ma antica, ha dedotto che ci sono due stati di vita religiosa, una contemplativa e l'altra attiva. Quella contemplativa è quella di Maria, che ascolta Gesù e non si interessa di niente.
e Marta che invece traffica, che preoccupa, che fa un bel pranzo a Gesù. Invece per me la cosa molto più semplice. Gesù ha questi amici, Marta, Maria e Lazzaro. Marta sarà stata la più grande perché è invitato a casa di Marta, che ha una sorella Maria, ma c'è anche il fratello Lazzaro. Voi immaginate avere la visita di Gesù, come ha messo in agitazione Marta per preparare questo illustre ospite, qualche cosa degna di lui. Quando invece a quei tempi l'ospitalità era molto più semplice, bastava all'ospite un po' di pane, un po' di sale e l'acqua, giustamente per la purificazione, per lavarsi i piedi oppure per lavarsi le mani fino al braccio, in modo tale da accettare con gradimento l'ospitalità, e che consisteva in maniera molto semplice. Il brano e la parola di Gesù vuole dire: ma perché ti agiti, Marta? Basta poco. E l'importante è l'amicizia, l'affetto. Ecco perché Maria ha scelto la parte migliore, che non è stata tolta, perché non si è affaticata in cose anche doverose, materiali, ma ha dimostrato l'affetto. Come si dice tra di noi, basta il segno. Io non posso fare altro, non ti posso dare altro, un gran signore. Per esempio l'invito del presidente di una famigliola, che a un certo punto si vede arrivare il Papa, è chiaro che si vuole fare una grossa figura, e si vuole fare, il Papa vuol dire: ma non vi preoccupate, l'importante è che mangio quello che mangiate voi, l'importante è che mi mostrate segno di affetto e di gratitudine. E così ha fatto Gesù. Gesù, ecco, non vuole cose grandiose, vuole cose piccole ma piene di affetto, col cuore, con amore. E allora si capisce l'idea di questo brano. Gesù non vuole cose straordinarie, ma cose ordinarie. Guardate, abbiamo visto Santa Maria Valentina col Vasca, non ha fatto niente di straordinario, ha fatto le cose ordinarissime, piuttosto ha servito nel convento. E poi si è rivelata la manifestazione della Divina Misericordia con l'obbligo di diffondere il culto. Così il Beato Bartolomeo, lo stesso, era un ateo, un materialista, ma poi convertitosi veramente al rosario, fece grandi cose. Così i benedettini cosa fanno di straordinario? Almeno, ecco, San Benedetto e i suoi seguaci: preghiera e lavoro, non altro, ma tutta di più la preghiera che il lavoro. Preghiera, preghiera, la preghiera. Amen. Alleluia. Allora, cosa si è restato a fare? Il Signore cosa vuole? Più preghiera e meno azione? Più amore di Dio e meno amore del prossimo? Il Signore vuole tutte le due cose. Ma ti ha detto chiaramente: chi è il Vecchio Testamento, chi è il Nuovo Testamento? Ascolta Israele, amerai il Signore Dio tuo
con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e con tutte le tue forze. E amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questo dipendono tutta la legge e i profeti. Quindi preghiera e azione. Come San Benedetto, preghiera e lavoro. Allora, come sempre, consiglio ai malati, volete guarire? Preghiera e medicina. Sarebbe preghiera e lavoro. Perché la preghiera rasserena e le medicine hanno effetto. Senza la preghiera uno si agita, si piange addosso, si dispera e le medicine non fanno effetto. Quindi per guarire preghiera e medicine. Il Signore sia con voi. Il Signore vi custodisca e vi protegga. Signore, faccia risplendere su voi il suo volto e vi dia la sua misericordia. Signore, volga il suo sguardo verso di voi e vi dia la sua pace e la benedizione di Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Specialmente ecco, sugli ammalati e sui medici, sulle persone sole e abbandonate. Perché per l'intercessione della Vergine Santissima, Madre Immacolata, Madre di Dio e Madre nostra, San Francesco, Sant'Antonio, Beato Bartolomeo, Santa Faustina Kowalska, San Placido e tutti i santi e tutti gli angeli, con la capo San Michele Arcangelo, San Gabriele e San Raffaele, medicina di Dio, possiamo capire che senza Dio non si può fare nessuna opera buona. Prima Dio e con Dio, per Dio e in Dio, si opera bene. Senza Dio nessuna opera è buona e nessuna opera buona si può fare. Alleluia, alleluia, alleluia.